Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fedeli, la domanda che pone il Vangelo: chi è costui al quale anche i venti e il mare obbediscono? È una domanda retorica. Sappiamo chi è. Sappiamo che è Gesù. Sappiamo che è il Figlio di Dio, che è potente al di sopra delle stesse leggi della natura, perché la natura è stata creata da Dio. È stata creata per mezzo del Verbo. Dio ha creato il mondo per mezzo del suo Verbo. Quindi domina persino sulla natura. Ma è chiaro che qui in questo episodio, ci viene narrato dall'Evangelista non per farci capire che Dio è al di sopra della natura, questo lo sappiamo, ma per parlarci di ciò che c'è in mezzo al mare. E c'è questa navicella rappresenta la Chiesa, in effetti è proprio così, perché dentro questa navicella c'è Gesù e ci sono i 12 apostoli, ci sono i suoi discepoli, i più intimi, coloro che stanno facendo insieme a Gesù un percorso di formazione. Non sono ancora apostoli, lo diventeranno, ma non sono ancora proprio maturi per la missione, stanno formandosi. E il Signore permette che sperimentino una situazione di pericolo come quella narrata nel Vangelo. Il mare era in tempesta, le onde coprivano la barca. È proprio la situazione che la Chiesa ha vissuto in tutta la sua storia. Questi 2000 anni sono stati anni proprio tumultuosi, eppure la barca della Chiesa è sempre andata avanti, ha sempre galleggiato, è sempre andata nella direzione giusta. Certo, ci sono stati momenti, periodi anche abbastanza lunghi, di difficoltà. Quello che stiamo vivendo oggi è molto particolare. Veramente le onde sono molto grandi, arrivano al di sopra della barca. La barca sembra che sprofondi. Ora queste onde sono alte, 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 ora invece scendono fino quasi a scoprire gli abissi del mare. E noi ci sentiamo smarriti. È vero questo, c'è proprio il bisogno di sicurezza, lo si avverte. Io poi nella posizione di sacerdote sento molte persone e sento questa esigenza, no? Di sicurezza, di avere delle guide, di avere un percorso preciso. Perché tutta questa divisione, chi va di qua, chi va di là? E poi ci sono momenti di grande entusiasmo, di euforia, che però a un certo punto svaniscono. Dico momenti, personaggi, persone che si propongono come su un piatto la soluzione dei problemi, e dopo un po' vedi che questa soluzione non tiene, ed ecco di nuovo l'abisso del mare, e vediamo come il pericolo di sprofondare sempre di più. Momenti di entusiasmo, momenti di depressione, possiamo dire così, no? Chi ci salverà? Certamente che finché noi siamo a guardare quello che c'è fuori, cioè il mare, finché noi guardiamo le onde che vanno su e che vanno giù, certo che ci riempiamo di paura. Ma gli apostoli a un certo punto cosa hanno fatto? Si sono ricordati che dentro a quella nave c'era anche Gesù. Noi forse ci siamo dimenticati. E quando pensiamo a Gesù, pensiamo a uno che è morto, che è vissuto in una certa epoca, ma non lo vediamo come vivo. Dobbiamo riscoprire prima questa verità di fede. Gesù Cristo è vivo. Gesù Cristo è dove due o più sono riunite nel mio nome, io sono in mezzo a loro, io sono in mezzo a loro. Quindi c'è, è presente.
Sì, è presente, ma sta dormendo, si dicono tra loro gli apostoli. E noi diciamo, è presente, sì, però non fa niente. Non fa niente di quello che si dovrebbe fare, secondo la nostra mentalità. Dovrebbe intervenire, dovrebbe risolvere. Noi non siamo più capaci. Quanti salvatori, no, che si presentano, si qualificano e dicono io sono l'esperto nella tal cosa, la soluzione ve la propongo io. E un altro dice io sono l'esperto nella tal altra e vi propongo la mia soluzione. E l'altro dice ascoltate me che so quello che dico. Capite? Queste sono le onde che vanno in alto, ma non stanno sempre in alto. No, perché sono tutti tentativi umani. Il mondo è pieno di persone che dicono io ho la soluzione, io so come fare, fidati di me. E la maggior parte delle persone che ha bisogno di sicurezza, perché vedete, questi tentativi fanno leva sulla nostra necessità. Abbiamo bisogno di sicurezze e questi ce le propongono. Magari è vero, diciamo. Anzi, è proprio vero. Buttiamoci. Io ho scritto un libro per dire che non bisogna mai buttarsi nelle cose, ma bisogna dare tempo al tempo e il necessario discernimento, che implica l'osservazione delle cose. Perché il sentimento ci porterebbe, siamo tutti un po' così, no? A buttarci sulla prima parvenza. Il mondo è pieno di parvenze, di impressioni. Siamo stati educati alle apparenze, non per colpa nostra, ma siamo vissuti nell'epoca delle apparenze. E chi vuole farsi notare deve apparire, magari si mette un vestito e dice che è esperto nella tal cosa. Nessuno dice il contrario, allora è vero, no? Così, è tutto proprio come il mare, è fluido, senza consistenza, non è come camminare sulla terra, è camminare sulle acque a questo punto. Abbiamo Gesù presente nella Chiesa, in mezzo a noi, nella Chiesa siamo noi, no? Due o più riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Ma Signore, perché dormi? Perché dorme il Signore? Cosa aspetta? Aspetta che i discepoli dicono Signore, siamo perduti, salvaci. Quando i discepoli diranno questa cosa qui, che ci vuole una grande umiltà e lasciare perdere le false aspettative e le false fiducie. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, Geremia, no, non sono mica parole mie, non mi permetterei mai di dire queste cose, ma lo dice la Sacra Scrittura, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, quando avremo messo da parte queste false aspettative e abbiamo capito che bisogna mettersi in ginocchio e dire Signore salvaci perché noi siamo perduti, cioè non ci sono soluzioni umane. Perché il Signore aspetta tanto a risolvere questi problemi? Perché siamo in tempi apocalittici. I tempi apocalittici si caratterizzano perché sono estremi, sono tempi estremi, tutto è estremo. Perché la battaglia sta arrivando ai nodi essenziali. Signore, salvaci, siamo perduti. Quando veramente queste parole non sono solo parole sulle nostre labbra, ma sono condivise dal cuore. E avremo smesso di ricorrere a surrogati vari, o di presentarci come anche noi alternative, veramente. Sono rimasto colpito, ma forse anche voi. Io ho acquistato il libro di Benedetto XVI,
che ha scritto prima di morire e che poi è stato pubblicato postumo per sua volontà, per un accordo che aveva fatto con l'editrice Mondadori. Io ho letto soltanto l'introduzione, non ho avuto il tempo di leggere oltre. Mi colpiscono queste parole di Benedetto XVI. Da parte mia, scritte alcuni anni fa, dette almeno, da parte mia in vita non voglio più pubblicare nulla. La furia dei circoli a me contrari in Germania è talmente forte che l'apparizione di ogni mia parola subito provoca da parte loro un vociare assassino. È molto indicativa questa espressione, un vociare assassino. Voglio risparmiare questo a me stesso e alla cristianità. Queste sono le onde che provengono da fuori e noi capiamo sempre di più, almeno io personalmente comprendo sempre di più la scelta fatta da Benedetto XVI di ritirarsi in preghiera, perché forse è proprio la cosa da fare. Questo è il messaggio che mi viene. Gesù è potente, ma bisogna supplicarlo. Manca questo passaggio, manca la nostra fede. Non siamo ancora maturati nella fede. Queste tribolazioni servono e sono un'occasione propizia per fare questo salto, per aggiungere questa qualità in più. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.